Il provvedimento si poneva un obiettivo, quello appunto di risolvere un'emergenza, però dando i poteri a Enrico Bondi ha creato di fatto, anche se non lo è dal punto di vista giuridico, un esproprio. Si è andato a toccare un articolo importante della Costituzione, che è l'articolo appunto 41, che dice sostanzialmente che la proprietà privata non può essere toccata. I Riva potrebbero aver commesso tutti i tipi di reati, però la proprietà va rispettata, e soprattutto in un momento in cui l'Italia ha dei problemi di competitività, di attrattività dei capitali rispetto all'estero, questo potrebbe creare un precedente particolarmente pericoloso. Il ministro Orlando ha detto che le attuazioni dell'AIA non sono assolutamente state fatte. Ci sono stati dei ritardi, però l'AIA stava procedendo in modo soddisfacente. Certo, ci sono delle criticità. Riuscire a coprire parchi minerari per 65 ettari, coprire dei nastri trasportatori di materie prime per chilometri e chilometri e chilometri non può essere fatto in pochissimi giorni, ma anche questo provvedimento secondo me ritarda ulteriormente l'attuazione di queste norme che l'AIA invece chiedeva venissero fatte in modo molto stringente e con dei tempi molto certi. Vedo l'Ilva un po' come l'allegoria di una nave che sta affondando, e Bondi in questa sua visione di tagliatore di costi potrebbe essere l'uomo giusto, però una nave ha bisogno di navigare in mari aperti, ha bisogno di una visione. Secondo me ci sarà bisogno, finita questa emergenza, di figure dotate di una capacità di individuare quelle che potrebbero essere dal punto di vista industriale le scelte per il sistema dell'acciaio italiano. E anche queste scelte, l'idea di scegliere Bondi, classe 1934, secondo me riflette un po' una nostra mentalità vecchia. Mi domando, è possibile che non ci siano dei giovani bravi esperti di siderurgia, esperti di governance d'impresa, esperti che riescano a dare una spinta nuova, non soltanto in termini difensivi? Bondi lo vedo come un riparatore di falle di questa nave, non lo vedo il comandante che riesca in qualche modo a guidare il sistema dell'acciaio nel futuro.